Bentornato nel mio canale. Avete in programma per il fine settimana? Divertiamoci e divertiamoci con la tua famiglia, cucinare un pasto delizioso fa bene a riunire tutti. Oggi è domenica 21 novembre 2021. Di seguito le previsioni di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Tenerezza e lirismo, ma la passione? Tenerezza, sensibilità, lirismo. A sentirvi parlare oggi, sembrate Petrarca redivivo oppure Prevert, Neruda, Saffo. Il difficile sta nel passaggio dalle parole ai fatti, e qui proprio voi, re e regine del sesso e della seduzione, blindati dalla quadratura di Saturno che pietrifica il desiderio, sembrate a corto di argomenti. Finanze fluttuanti, ma non sperate di aggiustarle con il gioco, nemmeno i numeri da mettere all'otto vi darà la bisnonna Carolina, come se fosse offesa da chissà quale sgarbo. Peccato che non l'abbiate nemmeno conosciuta. Finalmente arrivano notizie positive e piccoli vantaggi a vostro favore. Superamento di piccole difficoltà e superamento di ostacoli. Occasioni di incontri nuovi con persone interessanti e motivate quanto se non più di voi al successo. Prendi le distanze da una persona che non sa darti il giusto equilibrio. Adesso hai solo bisogno di serenità. Piccole bugie potrebbero portare a qualche litigio importante con il vostro partner, cercate di essere sinceri fino in fondo e date sempre la possibilità all'altro di ottenere la verità. La vostra fantasia vi convince di avere forze straordinarie e poteri fuori del comune, per cui non è possibile, secondo voi, subire scacchi o subire sconfitte. È opportuno correggere il vostro stile di vita, non disdegnate i consigli che vi sono stati dati. Se avete problemi di dieta alimentare, consultate uno specialista al problema senza tentare esperimenti che potrebbero rivelarsi dannosi. Una persona vi deluderà improvvisamente. Cercate però di non farne una tragedia e, potendo, di soprassedere. Potresti ricevere un rifiuto di fronte a una richiesta di prestito o di mutuo, meglio rinviare anche perché potresti indebitarti troppo. Periodo grigio per l'amore e i sentimenti, forse dovreste prendervi un periodo di riflessione e staccare la spina per un tempo. Bene con gli amici che vi ripagheranno il grigiore in amore. Persona invidiosa in agguato, sentirete forte il peso di critiche e pettegolezzi sul vostro operato. Tutto nasce da una persona che non vi ama particolarmente e che non è vostra amica anche se dice di esserlo. Potreste ricevere una proposta interessante che desterà in voi una qualche sorpresa, anche nel modo originale con cui vi verrà fatta. Forse non speravate in tanto? Beh, ve lo meritate. Una visita oppure un lavoro pesante verrà meglio affrontato se avrete qualcuno che vi possa affiancare, anche senza partecipare troppo attivamente. I consigli che vi verranno generosamente serviti su un piatto di argento sono molto utili per la vostra vita futura in campo professionale. Se c'erano stati dei piccoli problemi, magari dovuti alla lontananza, tutto si risolverà magicamente e vi sembrerà di rivivere i primi giorni di passione. Se in questo periodo vivete una relazione romantica, la giornata di oggi potrebbe essere quella giusta per prendere una decisione che riguarda il vostro futuro. Saturno, Giove, Urano tendono a mettervi qualche piccolo ostacolo, che è giusto uno stimolo e un pungolo per migliorare. Questo per tutte e tre le decadi del vostro segno. Prevista la classica giornata che impone un ritmo molto sostenuto. Le distrazioni sono troppe. Se aspettate dei miglioramenti, dovrete attendere ancora un po'. Almeno fino a domani pomeriggio. Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera. Siete piuttosto inclini a mettere un punto definitivo a certe questioni, nonostante non abbiate una reale soluzione. In questa giornata infatti, incontrerete qualche difficoltà a portare a termine i vostri piani. Avete al contrario, molta più dimestichezza a restare concentrati sui rapporti personali e a lasciarvi andare al relax e all'ozio. Non c'è nulla di male se vorrete prendervi un po' di pace. Interferenze tra la Luna, Saturno e Nettuno, vale a dire, nel vostro caso, tra amore, famiglia e lavoro. Vero che di domenica siete tranquilli a casa vostra,
a godervi il quotidiano a letto o a bricolare. Oggi, però, avete una giornata impegnatissima, cosa che al partner non garba affatto. Ciliegina sulla torta: un guasto imprevisto a casa che reclama una riparazione tempestiva, costerà parecchio ma vi tocca. Amore ed Eros. Due punti: tutto pronto, cenetta meravigliosa, tovaglia romantica, scenario perfetto, ed ecco che una chiamata galeotta vi fa afferrare il tablet al volo e correre via. Emergenza di lavoro, dite voi, ma sarà proprio vero? Il denaro può essere usato per molte cose, ma uno dei suoi usi più significativi è quello di rendere felici gli altri. Oggi avete la possibilità di rendere il vostro amante molto felice, soprattutto se state pensando di comprare qualcosa per rallegrarlo. Mercurio, Venere, Plutone, Marte e Nettuno vi sorridono, cosa chiedere di più al cielo da un punto di vista emotivo, erotico, sentimentale? C'è solo da non sprecare tutto questo patrimonio astrale. I pianeti vi invitano a darvi da fare se volete il vero amore, che si trova a due passi da voi. Lavoro e denaro? Due punti: tutte le attività che vi siete ripromessi oggi, dallo sgombro del box o dello scantinato, fino al riordino della libreria, incappano in una serie di antipatici intoppi. Se poi a rompervi le uova nel paniere ci si mettono anche i vostri figli che reclamano attenzioni, andate letteralmente in tilt, divisi tra senso del dovere e senso di colpa. I guadagni in questa fase della vostra vita supereranno ogni previsione. Si prevedono ottime le collaborazioni e le nuove intese professionali anche con persone inaspettate. Uno spirito infaticabile vi attraversa. Plutone vi aiuta a far sì che le vostre iniziative abbiano la giusta collocazione in questa giornata. Il vostro talento creativo, sia che svolgiate un mestiere autonomo, sia che facciate un'attività dipendente, verrà ad ogni modo fuori. La vostra soddisfazione intima, infatti, si esprime spesso in ciò che fate, in quello che realizzate. In questo momento, poi, il pianeta della realizzazione razionale, Saturno, occupando l'Acquario, stimola la vostra attitudine a costruire, oltre che a seminare, per mettere nuove fondamenta, per i progetti a venire. Se nascete dal 10 al 14 novembre, è Nettuno a darvi la fortuna di muovere le pedine giuste. Se invece nascete dal 13 al 17 novembre, sarà sempre Plutone a farvi vedere le prospettive lavorative più congeniali. Benessere. Due punti: creatività salvifica. Quando sul piano emotivo qualcosa non gira, vi buttate sui vostri hobby e sulle attività creative predilette: musica, pittura, fotografia, vi calmano e vi ritemprano, è la terapia dell'arte che riarmonizza corpo e spirito. La stanchezza si fa sentire a fine giornata, ma ritagliati del tempo ai vostri hobby preferiti. Vi daranno forza, entusiasmo e una grande voglia di incontrare gente nuova con cui scambiarvi energia. Per lei, per i vostri pupi non valgono regole né ragionamenti, bisogna seguire l'intuito e parlare il linguaggio istintuale del corpo e delle emozioni. Troppo piccoli per il razionalismo cartesiano, saranno svegli ma non chiedete l'impossibile. Per lui, innamoratissimi, a vostro dire, di una fata, ma se nel letto diventa ... vostra nonna, significa che qualcosa alla base non va. Se manca già la chimica adesso, figurarsi tra 25 anni. Colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.